Bentornati su Ogni Momento, io sono Marco. Oggi con grande piacere vi presentiamo la nostra nuova collaboratrice Simona Cottini. In questo bel video Simona ci spiegherà chi è e come si è approcciata al mondo della crescita personale. Io vi auguro una buona visione, tanta felicità a tutti e a presto. Ciao. Buongiorno a tutti, ciao Marco, grazie per l'invito a cui ho risposto con grandissimo piacere. Allora, mi presento, mi chiamo Simona Cottini e vengo dalla provincia di Pesaro Urbino. Sono la fondatrice e l'amministratrice del gruppo Facebook 22, un gruppo che è nato quasi 2 anni fa, fra poco compiamo gli anni, facciamo 2 anni, un gruppo che nasce da un sogno. No, ma da un sogno vero e proprio, non da un sogno che avevo, un sogno che ho fatto. Infatti, 2 anni fa ho avuto un periodo un pochino particolare, della mia vita e ero in cerca di qualcosa, sentivo che c'era qualcosa che dovevo fare e durante un sogno ho avuto questa netta sensazione, proprio una vera e propria voce che mi ha detto di aprire il 22 e ho aperto questo gruppo Facebook un po', provandoci, come si suol dire, senza nemmeno sapere bene dove stessi mirando, ma la sensazione è che di essere proprio guidata era molto forte, quindi ho proseguito su questa strada. In questo gruppo, che è un gruppo chiuso, proprio per tutelare anche i membri che ci sono all'interno e tutto il lavoro che stiamo facendo, propone degli step mensili, che anche questi mi vengono in sogno praticamente, che cerco di tradurre con degli esercizi veri e propri, in cui andiamo a fare un lavoro di introspezione molto semplice ma anche molto molto mirato. In questo modo infatti reputo che andiamo a togliere anche delle zavorre che ci siamo costruiti o ci hanno costruito nell'arco della nostra esistenza e che vanno a coprire quella che è la nostra essenza, quella che è la nostra mission in questa vita, perché tutti noi abbiamo una missione su questa terra, a meno che non accettiamo di vederla. Anche questo è libero arbitrio, lo sappiamo bene. Ma se siete qui a ascoltare questo canale, sicuramente fate parte di coloro che vogliono trovare la propria mission, trovare il senso della propria vita. Ebbene, questi step vengono fatti appunto mensilmente, cominciano ogni primo del mese e finiscono il 22, caso vuole proprio il 22, dove facciamo una sorta di situazione finale in cui propongo un altro tipo di esercizio ancora. E devo dire la verità che ormai in 2 anni ne abbiamo fatti tanti e tante persone hanno cambiato la loro vita con una grande semplicità, senza stravolgere da subito tutto, ma andando veramente a capire dentro se stessi, dentro loro stessi, io dentro me stessa di conseguenza, quello che era così chiaro ma così nascosto, che spesso e volentieri teniamo nascosto per timore, per paura, perché così ci hanno insegnato. Io infatti, devo dire la verità, vengo da un trascorso piuttosto importante. Ad un congresso a cui ho partecipato molto volentieri e dove ho conosciuto anche Marco a marzo a Milano, ho portato come tema i bambini trasparenti e la donna cristallo, la bambina trasparente e la donna di cristallo, dove appunto descrivo un pochino la mia vita. Infatti nasco come bambina trasparente, perché sono capitata su questa terra con la sensazione di essere sul pianeta sbagliato, proprio perché fin da subito ho avuto serie difficoltà a relazionarmi con il mondo intorno a me, anche se nessuno se ne accorgeva, perché sono sempre stata una bambina molto dinamica, molto allegra, molto vivace, con tanti amici, ma avevo dentro una sensazione, un malessere che comunque mi portava col tempo ad aggravare questa mia sensazione. Infatti non riuscivo a capire perché vedessi intorno a me delle cose che non sentivo sulle mie corde, non trovavo infatti l'amore incondizionato che in realtà avevo dentro la mia anima. E questa cosa mi ha portato anche nel tempo a cadere nella trappola della dipendenza, proprio per in qualche maniera azzittire questo grido che avevo dentro e che scalpitava perché aveva voglia di capire, aveva voglia di venire fuori, ma la sofferenza era troppa. E purtroppo, o fortunatamente, perché ho comunque sperimentato, sperimentare una cosa molto bella, molto importante, se poi porta dei frutti. Ho sperimentato il dolore in tante situazioni, in modo tale che adesso anche nel mio gruppo ho le capacità, le conoscenze di poterne parlare, perché
sono del parere che un conto è leggere le cose e venirne a conoscenza tramite gli altri, un conto è viverle sulla propria pelle. Questo ci dà la possibilità, mi dà la possibilità di poter relazionarmi, di poter parlare con delle persone entrando in pura empatia, sapendo quello che stanno veramente provando in quelle situazioni. E quindi questi step sono veramente anche il frutto di un'esperienza assolutamente personale che mi permette di aiutare anche le altre persone. Anche perché come fine ultimo io vorrei veramente vedere le persone felici. E quindi lavoriamo veramente con grande impegno, ma anche con grande simpatia. Sono nate delle grandi amicizie, anche e non solo virtuali. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti in tante situazioni diverse, ci sentiamo quotidianamente e quindi stiamo rompendo tutte le barriere del tempo e dello spazio. Stiamo veramente mettendo in moto quello che in questa epoca in realtà succederà molto presto. Questa è veramente l'epoca della svolta, sono gli anni più importanti per creare una realtà che mai come ora cambierà le sorti della nostra vita. Sono contenta infatti di fare parte di questa schiera ben nutrita di persone intenzionate a cambiare la realtà del mondo, perché è quello che dovrà accadere. Bene Marco, grazie ancora per questo invito, sono ben felice di essere qui con voi. Un abbraccio a tutti e buona luce a tutti. Ciao a tutti.